Ciao ragazzi e bentornati su Pizza Talk. Oggi andremo a parlare di acondroplasia. Cos'è l'acondroplasia? Ce lo faremo dire chiaramente dalla nostra ospite Samantha Collarini. Buongiorno Samantha Collarini. Buongiorno. E per prima cosa chiedo a Samantha di introdursi e poi cercheremo di capire appunto cos'è l'acondroplasia, anche se molti di voi immagino sappiano già che cos'è, anche se su un nome che non è proprio bellissimo da dire. Ok, Samantha, ti lascio la parola. Allora, io sono Samantha Collarini, ho 24 anni, vengo da Guadutadino, una piccola città di Perugia, e lavoro nel settore amministrativo, faccio la segretaria. Perfetto. Allora, com'è la vita di tutti i giorni da acondroplasica? Ci sono alti e bassi. Diciamo che ci sono più bassi che alti, perché ancora nel 2023 la gente comunque sia continua a puntare il dito, criticare, e diciamo che hanno una mentalità chiusa al riguardo. Discriminano sempre il diverso come un essere inutile al mondo. Ok, ma in che maniera si percepisce questa discriminazione? Io lo capisco dagli sguardi, dalle indicazioni che effettuano loro personalmente. Ah, quindi proprio Oppure puntare il dito? sì, puntare il dito e iniziare poi a ridere se sono in compagnia, oppure ridono persino da soli. E poi, non so, criticare comunque sia. Mi è capitato anche un episodio che mi hanno fatto persino delle foto. Pure. Quindi Ok, sto notando ultimamente, correggimi poi se sbaglio, ti sto dando del tu, non so sì, se sbaglio, però. meglio. Correggimi se sbaglio, ultimamente sto Sì. notando un atteggiamento verso l'acondroplasia, soprattutto dagli Stati Uniti, un po' simile a quello che purtroppo c'era nell'antichità, no? Cioè l'acondroplasico è quello da mettere in scena come un qualcosa di particolare. Infatti ci sono queste trasmissioni di famiglie acondroplasiche con le case fatte su misura, eccetera, eccetera. Ecco, ti volevo dire, questa cosa com'è percepita da chi ha l'acondroplasia? Allora, se intendi se fanno dei documentari queste cose, penso che sia anche una cosa ben accetta, così qui in Italia magari un po' le mentalità potrebbero cambiare. Però se invece vengono sfruttati gli acondroplasici, questa cosa fa anche un po' arrabbiare, perché io ho visto anche persone come me stare nel circo. È più una barzelletta che una questione di aiuto. Non so se ho percepito il messaggio. Sì, contando che comunque molto spesso, soprattutto in determinati programmi comici si assiste, Sì. o sketch di YouTube, sui social, si assiste alla figura del nano come a la figura comica, diciamola così. Esatto. Ecco, quindi era proprio questo che volevo capire. E, secondo te perché non si è ancora riusciti a superare quest'immagine dell'acondroplasico? Cioè, perché è ancora, tra virgolette, il menestrello, il pagliaccetto che sbuca fuori e fa la cosa comica, oppure nei film mi viene in mente qualche scena in cui esce fuori l'acondroplasico che dà il calcio sugli stinchi, Sì, la sì. tipica scena, no? Come mai non si è ancora superata questa cosa qui? Una risposta a questa sinceramente non riesco a dartela, perché è una domanda che mi pongo anch'io sinceramente, e vivendola non so, cioè comunque sia sono dal punto di inizio mentalità chiuse, mentalità che non vogliono il diverso, diverso al di fuori della società. Ok, e invece per quanto riguarda appunto la vita di tutti i giorni, intesa come le attività quotidiane, quindi prendere un autobus, comprare una cucina, andare al ristorante, ci sono delle difficoltà in più per un acondroplasico?
Per dirti, faccio un parallelo. Le persone, chiaramente questo è un discorso totalmente diverso, in carrozzina hanno determinate difficoltà facilitate dalla costruzione dal togliere le barriere architettoniche, no? Un acondroplasico che ha comunque un problema di tipo fisico, perché la società costruisce delle cose in base a un'altezza media, Esatto, ok? sì. Che difficoltà ha nella vita di tutti i giorni, fattivamente? Nella vita di tutti i giorni, ad esempio, anche se devo andare a prelevare al bancomat, non, in molti bancomat non si riesce ad arrivare. Non posso neanche chiedere aiuto perché ti dicono fai da sola, arrangiati. Oppure anche nei supermercati, se nello scaffale è una cosa alta, non mi azzardo mai di chiedere aiuto perché riesco a capire la risposta dallo sguardo delle persone, quindi preferisco fare da sola, magari se non ci arrivo, cerco di acquistare lo stesso prodotto da un'altra parte, pur di girare magari 1.000 supermercati per una cosa che è in basso alla mia altezza, insomma. Certo, e questo a quanto mi dici, a seconda di quello che mi dici, ha un influsso, comunque un certo peso a livello psicologico, no? Cioè, comporta. Da quello che dici, quantomeno un sentirsi che non si può chiedere agli altri, non ci si può fidare degli altri, si vede l'altro come mi sta giudicando. Esatto, sì. Quindi essere acondroplasici ha anche un forte risvolto psicologico, di un malessere psicologico. Sì, però ci sono anche acondroplasici e acondroplasici. Certo. Molti acondroplasici, per paura di essere giudicati, sono costretti a rimanere a casa. Non riescono ad uscire a vedere il mondo perché hanno paura che una persona qualsiasi le punta il dito. E io sinceramente nel 2023 questa cosa non l'accetto. Io Certo. fortunatamente sono di uno spirito libero che affronto le cose di polso, però ribadisco, ci sono persone che non sono come me. Certo. E ti faccio una domanda magari un po' indiscreta, poi se non vuoi rispondere, liberissima. Essere acondroplasica ti ha creato delle difficoltà nell'avere delle relazioni sentimentali, nell'idea di costruire una famiglia? Nell'idea della famiglia mi spaura un po', sinceramente. Però per relazioni così, non ho mai avuto problemi, sinceramente. Ok, perfetto. Niente, se vuoi fare qualche intervento, dire qualcosa in particolare magari al nostro pubblico per quanto riguarda il tema appunto dell'acondroplasia, se vuoi dire qualcosa che possa smuovere un po' la gente, far capire, ti lascio la parola e poi ci andremo a salutare. L'unico pensiero che ho io per la gente è che devono aprire un po' più gli occhi, aprire un po' più la mentalità e accettare il diverso, perché come noi abbiamo dei difetti di essere bassi, anche loro che sono magari o alti, magri o quello che siano, hanno comunque sì anche loro un difetto e io non sono nessuno per giudicare gli altri, come loro non devono giudicare noi. Tutto Perfetto. qua. Grazie mille Samantha, è stato molto interessante. Con voi ragazzi invece ci vediamo alla prossima puntata e alla prossima intervista. E niente. Ciao Samantha, grazie Grazie mille. mille, ciao ciao. Grazie.